L'esibizione dei circa 50 giovani musicisti, componenti l'ensemble del Plesso Garibaldi dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, ha animato una giornata di festa all'insegna della musica tra gli ospiti dell'Istituto Casa della Speranza di Agrigento. È un momento anche molto bello, direi, a parte che i ragazzi sono bravissimi, magistralmente guidati dal professore Salemi, per cui è una cosa che fa molto piacere ai nostri ragazzi, ai nostri utenti, che con la musica in particolar modo loro riescono a trasmettere anche, diciamo, quello che è il loro modo di essere, e quindi riescono a essere coinvolti, diciamo, in un momento comunicativo, anche che non sia verbale in tutti i casi. Quanto la musica incide in questi momenti di stimolo per i ragazzi ospiti di Casa della Speranza? La musica è fondamentale, è un fatto universalmente riconosciuto. Cioè, da questo scaturisce anche, per esempio, così, perché questo è l'esempio più calzante, quello che è il discorso della musicoterapia. Cioè, la musica riesce a creare, attraverso questi momenti ritmici di sonorità, catturare questa attenzione da parte dei ragazzi, che poi può essere utilizzata per fini terapeutici veri e propri, che possono contribuire a migliorare e a elevare la loro condizione. L'iniziativa rappresenta un momento di incontro tra l'istituzione scolastica ed il territorio. È un bel momento in cui i nostri ragazzi si esibiscono all'esterno, sono le classi di strumento musicale, sono ben quattro, e in questo momento si sta esibendo l'ensemble. È una musica d'insieme in cui i ragazzi, appunto, ciascuno col proprio strumento dialoga con gli altri strumenti, e vengono fuori delle cose veramente gradevoli. Il rapporto col territorio per noi è fondamentale. Abbiamo vinto dei premi, il concorso Terpe, l'ultimo a Caltanissetta addirittura il primo premio come ensemble. Certo, siamo soddisfatti, perché non dirlo? E i ragazzi diventano più grandi, più maturi, più responsabili, sanno lavorare in gruppo e sanno portare a termine un compito. Sono quelle trasversalità che la scuola in questo momento persegue.